È una giornata speciale perché siete in tanti qui. È una giornata speciale perché oggi celebriamo la festività del 4 novembre, la festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Perché il 4 novembre? Perché il 4 novembre fu firmato l'armistizio per la giusti. L'armistizio, cos'è l'armistizio? Lo dico ai più piccoli. L'armistizio è un documento con il quale due nazioni che sono in guerra, e nel nostro caso erano l'Italia e l'Austria, si accordano per porre fine a una guerra che era durata quasi 4 anni. Oggi ricorre anche l'anniversario di Caporetto. Ne avete sentito parlare? Caporetto, gli ultimi giorni del mese di ottobre, ci fu uno sfondamento, le linee nemiche riuscirono a infiltrarsi e far arretrare le nostre posizioni sino al Piave, ecco perché noi ogni tanto suoniamo in queste ricorrenze l'inno del Piave. Per far fronte a quella tragica situazione furono richiamati ragazzi poco più grandi di voi, anzi, forse come voi, avevano appena compiuto 18 anni, da tutta Italia furono chiamati e andarono lì per riconquistare quelle regioni che adesso stanno tirando sulla testa per un'indipendenza presunta. Non sta a me discutere questo argomento, non sta a me come Croce Rossa, non sta a me come... Questo è un discorso che faranno le autorità. Vi dico brevemente come si svolgerà la cerimonia. Ci sarà la corona d'alloro, è stata già depositata, il sindaco simbolicamente con lo squillo di tromba la posizionerà, la toccherà, la sistemerà, ci sarà l'alza bandiera e poi la benedizione. Subito dopo ci saranno gli interventi delle autorità. Se ci sono ragazzi che vogliono intervenire o altri, e poi alla fine scioglieremo la situazione. Quindi cominciamo subito la manifestazione. Quindi cominciamo subito con la posa della corona e l'alza bandiera, squillo di tromba e poi alza bandiera e marcia al campo e inno nazionale. E non voglio fare come eravamo su, che sono dovuto andare vicino a ogni gruppo di voi a dire di cantare, che non vi sentivo. Deve essere spontaneo. Ho rimproverato un paio di ragazze che durante l'inno nazionale chiacchieravano. Vi sembra possibile? Quando cantiamo la nostra canzone, l'unica canzone di tutti che piace a tutti, noi chiacchieriamo? Vediamo adesso. Tromba. Occhi alle bandiere. Thank you.
era lo squillo del riposo, e adesso Don Tommy impartisce la benedizione a tutti i caduti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Benedetto sei tu, o Dio, nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e i governanti mantengano saldi i fondamentali della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E per i caduti di guerra, l'eterno riposo. Bene, anche per noi la benedizione, affinché da questo giorno possiamo sempre ricevere quel messaggio di pace, di augurio, di comunione, di giustizia, perché attraverso tutto ciò che è stato seminato come sangue affinché la nostra patria possa godere oggi di democrazia, possiamo continuare anche noi a dare quel contributo attraverso questo giorno e come impegno e come responsabilità nel crescere come cittadini onesti in questa nostra comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Bene, e grazie per avermi dato questa, per aver dato alla Chiesa questa possibilità di partecipare in questo giorno, in questa nostra comunità. Bene, ora spazio. Grazie Don Tommy. Vorrei, abbiamo detto che tanti sono stati caduti per quella guerra tremenda, circa 600.000. Tutta la Basilicata, noi siamo 600.000 in Basilicata, quindi immaginate che durante la guerra scompaia tutta la Basilicata. Tanti di questi nomi, di questi ragazzi non sono stati mai ritrovati, tanti sono sepolti senza nome. E qui, se mi permettete, vorrei leggere una poesia che mi è stata recapitata. Mi è stata fornita dalla signora Concetta Fortunato ed è di Renzo Pezzani. Preghiera al milite ignoto. Fratello, senza nome e senza volto, da una verde trincea tan dissepolto. Dormivi un sonno quieto di bambino, un colpo aveva distrutto il tuo piastrino. Eri soltanto un fante della guerra, muto, perché ti imbavagliò la terra. Ora dormi in un'urna di granito, sempre di lauro fresco rinverdito. E le madri che più non han veduto tornare in figlio come te caduto, né sanno dove l'abbiano sepolto, ti chiamano e rimangono in ascolto. Se mai la voce ti donasse il Dio, oh mamma, il figlio tuo sono io. Ora prende la parola il Presidente del Consiglio. Grazie Franco. Buongiorno a tutti e un saluto che voglio portare a nome di tutto il Consiglio Comunale, quindi di tutta la comunità che nell'Assemblea Comunale io mi onoro anche di presiedere. E un saluto ovviamente va a tutti voi cittadini in primis, a tutte le associazioni che hanno partecipato, ai ragazzi soprattutto, oltre che ai colleghi assessori, consiglieri e alle autorità militari. Oggi ovviamente è una giornata molto importante per tutta la nostra comunità e per la nostra patria. Come già giustamente diceva Franco, oggi l'unità si festeggia, si ricorda
l'unità nazionale e oltre che festeggiare le forze armate che tanto hanno dato in tutti i modi, soprattutto in tributo di sangue. Ricordiamo che durante la Grande Guerra il tributo di sangue è stato altissimo, oltre 1,5 milioni di persone decedute. E quindi questa nostra unità noi oggi vogliamo rivendicare e celebrare, oltre che ovviamente tener fermo l'impegno perché l'unità nazionale sia un valore di tutti, a discapito e purtroppo devo dire con molta amarezza alcune frange, alcune forze che vorrebbero dividere ancora l'Italia dimenticando quello che è stato il sacrificio per poterla riportare a una unità di tutti gli italiani. Quindi il concetto e il senso di questa giornata è soprattutto quella sull'unità nazionale, che noi vogliamo che soprattutto i ragazzi delle scuole, i più giovani, capiscano, sentano questa giornata come una giornata che appartiene a tutti, appartiene a tutti. E io, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che è la nostra assemblea democratica, che qui nella nostra città io rappresento in questo momento, voglio veramente sperare che questo augurio sia una speranza che venga mantenuta sempre più a lungo, sempre viva. E io con queste parole non voglio dilungarmi ancora. Io ringrazio veramente tutti per aver partecipato a questa giornata con la passione che ci deve contraddistinguere, ci deve distinguere. Ci sentiamo italiani prima di tutto, quindi viva l'Italia, viva l'unità nazionale, viva le forze armate. Il sindaco Altobello è assente per altri impegni. Prende ora la parola il vice sindaco Scadamacchia. Buongiorno a tutti e grazie anche io, ovviamente mi unisco al saluto e al ringraziamento per essere qui questa mattina. Salutiamo con molto piacere le associazioni intervenute, le scuole con tutto il corpo docente, le rappresentanze di tutti i livelli delle nostre esperienze appunto educative. Saluto e ringrazio le forze dell'ordine, le autorità civili, militari e religiose presenti questa mattina. Anche io mi riprendo e mi rifaccio a ciò che è stato appena detto. Questo appuntamento è importante soprattutto per la memoria, per far continuare a vivere una memoria. Oggi, oltre a celebrare la festa militare, soprattutto diventa un'occasione per ricordare che oggi fu firmato un armistizio che pose fine ad una guerra che porta povertà, miseria, perdita di vita umana. Forse sono convinto che specialmente nelle giovani generazioni, appunto rappresentate questa mattina dalle scuole, troppo spesso diamo per scontato quella che è la società che ci è stata consegnata, quella che è la Repubblica Democratica che ci è stata consegnata da chi non ha esitato a perdere anche la propria vita per permettere appunto a noi oggi di godere di questa forma di democrazia, di Repubblica. È importante dare onore a tutte quelle persone, ai loro familiari, ai loro amici, ai loro compagni di esperienza, di guerra, che ci hanno appunto regalato questa nostra fantastica nazione. Stiamo attenti. Oggi il mio saluto e il mio intervento vuole essere improntato su questo. Riflettiamo, stiamo attenti a salvaguardare ciò che ci è stato consegnato.
affinché anche noi possiamo lasciare alle prossime generazioni un'Italia forte, democratica e che permette in condizione tutti di sentirsi sicuri. Stiamo affrontando un tempo nel quale esiste un'altra guerra quotidiana, invisibile, che è quella al terrorismo, agli atti di violenza, di sopraffazione, perché c'è qualcuno che vuole destabilizzare quanto di buono è stato prodotto con la fine dei conflitti mondiali. E su questo mi sento di ringraziare soprattutto il lavoro incessante, costante, importante, prezioso delle nostre forze dell'ordine. Chi veste oggi un ruolo e una divisa ha ben chiara l'importanza e la responsabilità di salvaguardare quanto vi dicevo prima. Adesso è arrivato il momento nel quale tocca fare anche a noi la nostra parte. Chi ha un ruolo di responsabilità, chi decide di scendere in campo nel mondo dell'associazionismo. Ecco, se tutti assieme andiamo in quella direzione, avremo centrato quell'obiettivo di cui vi parlavo qualche istante fa. Lasceremo sicuramente alle nostre prossime generazioni un'Italia almeno altrettanto degna, democratica e importante che abbiamo ereditato e che nel quale ci onoriamo appunto di cercare quotidianamente con il nostro sacrificio di rilanciare, di portare avanti e di migliorare dove è possibile. Anche io voglio essere breve, non voglio rubare altro tempo, però guardo ai ragazzi. Questa mattina, lasciatemelo ribadire, non è una fantastica occasione per perdere una giornata scolastica. Questa mattina è una fantastica occasione per ricordare, per far memoria di tutto ciò che è stato fatto da chi ci ha preceduto. Ed è così importante che vi è stato sottratto tempo a una normale giornata scolastica. Viva l'Italia, viva la nostra democrazia. Grazie. È proprio una splendida giornata. Ora tocca all'assessore De Luca. Prego. Buongiorno a tutti. Il mio saluto oggi va soprattutto al mondo della scuola, che io mi onoro di rappresentare, sia in qualità di assessore all'istruzione che di docente. Un altro caro saluto alle associazioni, all'associazione anche che è sempre presente della nostra splendida banda comunale e ai ragazzi che oggi si sono impegnati ad essere qui con noi. Un saluto a tutta la società civile e alle autorità qui presenti, sul cui lavoro è stato già ampiamente detto, un lavoro importante, costante, di presidio territoriale. Oggi è una splendida giornata, perché si celebra la fine della guerra. È una giornata di ricordo, ma deve essere una giornata da rivivere. E la guerra si può sconfiggere solo se c'è unità. È una parola che io amo tantissimo. Se c'è unità, se c'è cooperazione. Ed è il motivo per cui questa mattina sono state invitate le scuole. Il messaggio sul quale si sono preparati i nostri ragazzi, e vi posso assicurare che c'è stato un lavoro minuzioso da parte dei docenti, che io ringrazio e sono qui a cui voglio che si faccia un grande applauso. Perché è fondamentale che una giornata come questa non vada persa nell'autoreferenzialità degli adulti, ma che il messaggio di pace arrivi soprattutto ai ragazzi. E all'interno delle scuole c'è un lavoro preciso sull'educazione al rispetto dell'altro. Perché se c'è quello vuol dire che c'è pace. Se c'è cooperazione tra il mondo dell'associazionismo, tra le istituzioni, le forze dell'ordine, senza che nessuno abbia la pretesa di essere il primo, vuol dire che stiamo costruendo una società migliore.
Cari ragazzi, studiate, perché solo attraverso lo studio incessante, che vi sottrae tempo ad altre attività, voi potrete essere dei cittadini migliori. Diceva qualcuno in passato, molto passato, che la scuola ha la funzione di creare il vir bonus dicendi peritus, cioè l'uomo esperto del dire, quindi che conosca le discipline, ma che queste lo facciano diventare un uomo migliore, uno splendido cittadino, un cittadino che sappia quali siano i valori da rispettare. Quindi davvero oggi non è una giornata persa, anche perché i ragazzi che adesso prenderanno la parola dell'Istituto Comprensivo 1, 2 e i rappresentanti della Scuola Superiore, dell'Istituto di Istruzione Superiore Solimene, non si sono preparati questa mattina, ma si sono preparati da tanto tempo e c'è stato un lavoro di coordinazione tra i docenti, perché organizzare una giornata così, portare fuori tanti ragazzi, è difficile. Quindi oggi abbiamo già una grande vittoria. Davvero grazie a tutti e viva la pace. Adesso vi siete divertiti ad ascoltare i grandi? Perché non viene fuori qualcuno di voi e vediamo che vuole dire? Emozionata? No. Sei fra amici. Ok, grazie. Ogni guerra annulla l'individuo come soggetto pensante. Federico II, re di Prussia, diceva: «Se i miei soldati incominciassero a pensare, nessuno rimarrebbe nelle mie file». Napoleone Bonaparte invece diceva: «Lo spettacolo di un campo di battaglia dopo la pugna è utile per ispirare i principi, l'amore della pace e l'orrore della guerra». Non abbiamo bisogno di pistole e bombe per portare la pace, abbiamo bisogno di amore e compassione. Diamo alla pace una possibilità, non spariamo alla gente in nome della pace. Un attimo, calma, non avere fretta. Sembra amici. Diamo alla pace una possibilità, non spariamo alla gente in nome della pace. La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. A volte penso che dovrebbe esserci una regola di guerra per cui bisogna vedere qualcuno da vicino e conoscerlo prima di sparargli. Dobbiamo usare il tempo saggiamente e renderci conto che il tempo è sempre maturo per portare il bene. Ci sono cose da fare ogni giorno, ogni notte: giocare, studiare, preparare la tavola. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi, è il piccolo principe che ce lo dice. Se ti sedessi su una nuvola non vedresti le linee di confine tra una nazione e l'altra. Peccato che tu non possa sedere sulla nuvola. Il buio non può spazzare via il buio, solo la luce può farlo. L'odio non può spazzare via l'odio, solo l'amore può. Non aver paura, si è segnata. Io sogno di dare alla luce a un bambino che chieda: mamma, che cos'era la guerra? Permettete che lo faccio ripetere con calma? Pianino, su. Io sogno di dare alla luce a un bambino che chieda: mamma, che cos'era la guerra? Mm-hmm.
Giuseppe Ungaretti, soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Con un filo di vento le foglie possono spezzarsi e scomparire, così come può spezzarsi all'improvviso l'esistenza degli uomini e in particolare quella dei soldati. Bravo. Voi dovete leggere con calma, perché noi vecchietti le cose le capiamo lentamente. Non gridate più di Giuseppe Ungaretti. Cessate di uccidere i morti. Non gridate più, non gridate. Se li volete ancora udire, se sperate di non perire, hanno l'impercettibile sussurro. Non fanno più rumore. Dal crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo. È inutile pretendere la pace se siamo i primi a litigare. Alziamo la testa in segno di pace, non in segno di guerra. Guardiamo il mondo con il cuore e non con i missili. Fuciliamoci d'amore e non di proiettili. E invece di usare le mani per uccidere, usiamole per donare la pace. Usiamo il tempo per proclamare la pace e non per progettare guerra. Guerra. A cosa serve se possiamo discutere civilmente? Beh, non lo so. Tutto può sostituire la guerra e la violenza, anche una banale discussione. E tutto può causare una guerra, anche un semplice pregiudizio e una paranoia. E la non violenza non è il simbolo di debolezza. Anzi, come dice Gandhi, la non violenza è l'arma dei più forti. Vogliamo ringraziare per il loro supporto e il loro aiuto la nostra professoressa di lettere Antonella Gerardi e l'assessore alla cultura nonché professoressa Giovanna De Luca. Clemente Rebora è soldato sul Carso nel 1915. La sua esperienza durerà poco perché ci sarà presto riformato in seguito a un'esplosione ravvicinata. Nella poesia Viatico, Rebora racconta forse la vicenda più tragica che sia mai stata descritta riguardo alla Grande Guerra. Un soldato è ferito, è rimasto senza gambe, nella terra di nessuno. Tre soldati corrono in soccorso per portarlo in salvo e muoiono sotto il fuoco nemico. Ora il soldato non potrà che morire, lontano dall'abbraccio fraterno, in silenzio per evitare che altri diano la vita per lui. Il poeta scrive: «Ho ferito laggiù nel valloncello. Tanto invocasti se tre compagni interi cadder per te che quasi più non eri». Dice ancora: «Pietà di noi rimasti, affretta l'agonia. Tu puoi finire, lasciaci in silenzio. Grazie, fratello». In una lettera del 1925, in una relazione ai suoi versi di guerra, Rebora rivela che quel tempo fu per lui un soccombere sotto la croce, e da allora cambiò la sua conversione. La conversione vera e propria al cattolicesimo avvenne nel 1929. Nel romanzo «Niente di nuovo sul fronte occidentale», lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque documenta l'esperienza di un giovane soldato in trincea durante la Grande Guerra. Scrive così, rivolgendosi al nemico: «Compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un'altra volta qua dentro, io non ti ucciderei, perché anche tu fossi ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un'idea, una formula di concetto nel mio cervello, che determinava quella rivoluzione. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. Allora pensai alle tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi. Ora vedo la tua donna, il tuo volto e quanto ci somigliamo. Perdonami, compagno, noi vediamo queste cose sempre troppo tardi, perché non ci hanno mai detto che voi siete poveri cani al par di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore e la stessa morte e lo stesso partire. Perdonami, compagno, come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi e queste uniformi, potreste essere mio fratello». Bene, ragazzi, avete letto delle frasi bellissime, ma tenetevele nel cuore, nella mente, anche quando sarete più grandi e toccherà a voi gestire l'Italia. C'è qualcun altro che vuole intervenire dopo i ragazzi?
Sì. AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani. Buongiorno a tutti. Come AMPI aderiamo alla Confederazione Italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Giornata delle Forze Armate, festa dell'Unità Nazionale. I combattenti, i decorati al valor militare, i congiunti dei caduti, i mutilati ed invalidi di guerra e le vittime civili di guerra, i protagonisti della guerra di liberazione e della resistenza, i reduci dalla deportazione, dall'internamento e della prigionia, ricordano quanti con fedeltà ed appassionata dedizione sacrificarono la loro esistenza o provarono immani sofferenze per un'Italia libera, democratica, pacifica e indipendente e di nuovo protagonista, rispettata nella comunità internazionale. Rivivono l'orgoglio del popolo italiano che ha portato con la lotta al nazifascismo la riconquista dell'indipendenza nazionale, della libertà e della democrazia. Perseverano nell'azione volta a trasmettere alle nuove generazioni gli alti ideali e i limpidi valori insiti nella memoria di quegli eventi che hanno caratterizzato la storia dell'Italia. Manifestano riconoscenza alle forze armate, presidio delle istituzioni repubblicane, ai militari che all'estero rischiano la vita per la pace e la convivenza tra i popoli e le nazioni e a tutti i combattenti per la libertà. Auspicano che cessino i drammatici attentati di natura terroristica che da lungo tempo sconvolgono il mondo intero, continuando a mietere vittime e provocando lutti e dolori. La Confederazione Italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Grazie. C'è qualcun altro che vuole portare il suo pensiero? No. Allora, mentre vi ricordo che in collaborazione con l'amministrazione comunale la Croce Rossa ha organizzato una mostra di uniformi di nostri concittadini di oggi e di ieri, ci sono anche alcuni reperti della Grande Guerra, vi invitiamo a visitarla. La manifestazione finisce qua. La banda suonerà una sua composizione e noi tranquillamente ce ne andiamo a visitare la mostra o a casa. La mostra sarà aperta oggi e domani e se le scuole lo vorranno anche lunedì. A tutti buona giornata, buon 4 novembre, buona Unità d'Italia, viva l'Italia!